ragionamento di scambi turistico-culturali che condivido molto. Ne abbiamo ragionato anche in modo molto similare col sindaco di New York, perché i napoletani, i campani che si trovano in Argentina sono tantissimi. Quindi favorire il ritorno in Italia per riscoprire le proprie origini è bello, perché la memoria, la storia, le famiglie, quella che è stata l'emigrazione di tanti meridionali e campani soprattutto nel secolo scorso. E poi anche il ministro registrava di come Napoli abbia delle potenzialità turistico-culturali davvero potenti. E ha lanciato anche l'ipotesi, un augurio, l'ipotesi per, sì, il San Carlo. Ma questo è un lavoro che è un lavoro che il San Carlo sta già facendo. Io ho un'idea che ho lanciato da diverso tempo, so che la sovrintendente ci sta lavorando. Credo che, insomma, i rapporti tra l'Argentina e Napoli si debbano rafforzare. Abbiamo tante ragioni per questo: la cultura, l'essere popoli del sud, il calcio, il Papa, che è così anche amato nella nostra città, dove è stato in visita. E quindi il ministro mi ha anche detto che mi farà arrivare l'invito formale per una visita ufficiale a Buenos Aires. Quindi, insomma, noi lavoriamo sempre di più, lo sapete, perché Napoli possa avere un ruolo internazionale, e soprattutto i risultati ci danno ragione, perché ormai è statistica che siamo la città che più cresce proporzionalmente per turismo e cultura, e anche i riconoscimenti di ieri sera per il cinema napoletano al David di Donatello sono la testimonianza che ormai Napoli è cliccata in tutto il mondo, è ricercata, e anche dalle parole del ministro ho percepito questo, cioè che di Napoli si parla in questo momento bene nel mondo, e questo è per noi un motivo di grande soddisfazione, perché sappiamo la fatica che c'è stato dietro per rompere anche una certa declinazione dell'immagine della nostra città.